Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questo video riguarda ritratti e come protagonista è Gianmarco Zagato. Mi è stato richiesto da questa ragazza, vi lascio il commento qua sotto un ultimo video, e dato che lo conosco anch'io, perché comunque il Gianmarco Nazionale, chi è che non conosce? Cioè, praticamente ha fatto la storia delle tavole Ouija, perché... Credo che mezza Italia non le conosceva. Dopo che lui ha fatto i video, ha cominciato a capire cos'erano. Quindi ho detto: dai, facciamo un ritratto di Gianmarco Zagato. Bene, a parte il disclaimer, se vi state chiedendo come chiedermi il personaggio da fare, basta che lasciate qua sotto nei commenti la vostra richiesta. Io la pescherò e il prossimo episodio potrebbe essere il vostro personaggio preferito. Almeno che non l'abbia già fatto. In quel caso vi lascio la playlist qua sopra e giù nell'info box con tutti i ritratti che ho fatto. Detto questo, molto in maniera sintetica, io direi di annunciarvi la foto, perché allora io sono andata nel profilo di Instagram di Gianmarco Zagato. Praticamente è stato il profilo Instagram dove avevo più scelta, perché Gianmarco Zagato c'ha un profilo Instagram che manco la Ferragni. C'ha tutte le foto perfette, ha la luce perfetta, non ha ombre, ha uno sfondo neutro, è sempre in posa. Cioè, io ero tipo lì, ma non sapevo quale scegliere. Che di solitamente non capita. Solitamente devo cercare parecchio prima di trovare una foto fattibile per diventare un ritratto. Con Gianmarco no. Con Gianmarco ero lì tipo, oh mio Dio, quale scelgo? Alla fine ho scelto questa. Perché mi sembrava la più pulita proprio, a parte perché c'ha il felpone con scritto Baciones, e quindi cioè, come faccio a fare un ritratto di Gianmarco senza inserirgli il Baciones dietro? Quindi ho dovuto prendere una felpa con scritto Baciones. Poi sta foto qua mi sembra abbastanza pulita, neutra, lui è in posa ovviamente. Boh, non so, insegnami come fare le pose, perché io cioè nelle foto vengo tipo strabica, non mi riconosco proprio, no? Gianmarco no, Gianmarco non... A differenza di noi comuni mortali, lui viene sempre bene. Beh, boh. Detto questo, io direi di spostarci nel tavolo da lavoro e let's go! Bye.
Sono tornata! Allora, come avete visto, ho fatto il ritratto, ovviamente, è qui. Quindi ora facciamo la solita cosa. Qua vi metto il ritratto, qua vi piazzo la foto e vediamo le somiglianze. Allora, ovviamente, a parte che gli ho fatto gli occhi chiari, prego, ma ho fatto gli occhi chiari a Gianmarco. Chiedetemi il perché. Gliel'ho fatti tipo azzurri, ma va bene, dettaglio. Non gli dispiacerà questa cosa. Però, a parte questo fatto accaduto involontariamente, vi devo raccontare una cosa. Perché, allora, era il primo uomo che facevo. Ho detto che bello, finalmente un uomo. Perché sapete che io odio fare i capelli. È una cosa che proprio... Perché sono lunghi, perché sono mossi, perché hanno gli sciatusci, perché hanno i punti luce, perché cioè veramente è un cappio al collo, no? I capelli, bene. Quindi ho detto, un uomo sicuramente ha i capelli corti. Eh beh, sì, cioè, almeno non vai da Tarzan. Hai i capelli corti. Sì, i capelli corti. Ma c'ha anche la barba. Io ho capito che sono molto meglio i capelli, perché i capelli fai la riga, la barba, tu devi fargli tutti i puntini. Cioè, capite che mi è cresciuta pure a me la barba, no? Il tempo che vi lascio qui totale per realizzare il ritratto, praticamente tre quarti e fare barba. Quindi, barba a parte, al ritratto è venuto abbastanza bene, a parte questo lato qui che ti ho fatto più scuro, ma vabbè, ti ho creato ombre che non hai. E ho ovviamente brandizzato Bacciones G e Z, perché... tanto c'è, come dire, lo spammo pure nel titolo, quindi a sto punto. Detto questo, tutto sommato ci sta. Allora, questa volta la felpa mi è venuta veramente bene, cioè a differenza delle altre volte che gli indumenti, stavolta la felpa mi è venuta very good. Capelli un po' di meno, ma lasciamolo stare, perché se ne sai, dopo che stai 40 minuti a fare una barba, ti scoccio anche fare i capelli. Quindi fatevi la barba quando vi fate le foto, grazie. Detto questo... E ovviamente teatrino a parte, perché se io non faccio un teatrino non sono io spero che questo video finisca nelle mani di Gianmarco, che praticamente è impossibile, perché veramente, cioè, allora, che sia finito ad Adriana, a Marina, dai, poteva essere, ma dato che non ho tavole Ouija, non ho evocato nessuno, non ho porte che si aprono e si chiudono da sole, la vedo difficile che Gianmarco veda mai questo video. Però, qualora lo vedesse, quindi ciao Gianmarco, nazionale, sappi che sono tua vicina di regione, va bene, almeno quello. Questo sei tu, come avrai potuto intuire, non dall'immagine di copertina, però va bene. Questo sei tu, quindi qualora lo volessi, dato che appunto, non so se capite, ma sei tu... Devi dirmi dove mandartelo, perché non lo so. Quindi io, non lo so, magari ti mando un'email. Non, cioè, io parlo come se ci fossi qua, no? Ma va bene, come giustamente quando hai la 104, è normale. Mi farebbe molto piacere che questo ritratto lo ricevessi tu, perché sei tu. Quindi... fammi sapere come contattarti in tal caso. Qualora non vedessi mai questo video, ciao ragazzi... Dopo che avete visto questo mio teatrino,
come tutte le volte che faccio un ritratto, cioè a fine video c'è il teatrino dove io fingo di parlare col diretto interessato, ma va bene, sorvoliamo. Allora, io detto questo, spero che questo video possa esservi piaciuto. In tal caso lasciatemi un pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi altri video di questa tipologia e non mi prude il naso. Vi ricordo di lasciarmi sotto nei commenti scritto chi volete che sia il prossimo personaggio da fare il ritratto. E se no, scelgo io, cioè, problemi. Io vi saluto, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!